Andiamo in casa Morrone, insieme a noi il direttore generale Chiappetta. Buonasera, ben trovato. Ciao, buonasera a voi, grazie. Ciao. Ed allora, come dire, sembra a un punto di svolta, viste le ultime novità. La domanda è uguale per tutti, quindi rispetto a questo calendario ipotizzato dal presidente Mirarchi, con ripartenza alla prima domenica di marzo per le partite e due infrasettimanali al mese che ci accompagneranno fino alla seconda domenica di luglio, qual è il vostro punto di vista? Tra l'altro, ecco, la Morrone è una di quelle squadre che ha tantissimi giovani da gestire, per cui è ancora più interessante capire voi come vi sentite davanti a questa ipotesi. No, beh, guarda, non è che siamo tanto, non c'è intanto molto chiaro il quadro della situazione, poi non siamo neanche tanto favorevoli a quello che stiamo sentendo. Sicuramente vorremmo capire un po' di più, soprattutto il protocollo, poi chiaramente ognuno si fa un'idea sua. Secondo noi non ci sono le basi per ripartire in questo momento, però prima di poter dare un'opinione definitiva e completa, vorremmo capire bene su che basi, con che protocollo, però ti ripeto, di base noi non siamo molto favorevoli a questa ripartenza in questo momento. Se il protocollo fosse sostanzialmente quello che si applica in Serie D, restereste di quest'idea? Perché Guarda, ti quello è dico il la faro in verità, qualche modo. beh, io non è che lo conosco quello di D benissimo, però c'è un tampone a settimana 48 ore prima della Della gara, partita, giusto? sì. Ci vuole una figura all'interno della società, non lo so se è un medico o comunque una figura medica che si occupa un po' di questo. E poi non ho capito se in Serie D questi tamponi sono a carico delle società oppure no. Quindi ovviamente c'è il discorso economico, perché da Il quello che ha discorso detto il economico è presidente, uno dei tanti, eh. certo, da quello che ha detto il presidente dovrebbe esserci un supporto comunque alle società in questo senso. Un supporto è una parola un po' aleatoria, bisognerebbe capire bene, però ripeto, non è solo economico. Non lo so, praticamente io da quello che ho capito in questo incontro di venerdì si è sancito, o comunque si è provato a chiedere che l'Eccellenza diventi un campionato di interesse nazionale. Esatto. Se praticamente noi che siamo stati fino oggi dilettanti, da domani diventeremo semiprofessionisti, se dovesse passare questa cosa, in sostanza. Beh, sì, il concetto Sì. poi andrebbe ad essere quello della serie D, beh, certo. Quindi semiprofessionisti, con una serie di altre cose però che per essere professionisti dovrebbero esserci, soprattutto durante l'anno. Non lo so se è una cosa. Adesso io capisco che qua l'unica esigenza è quella di ripartire. E poi se ne stanno sentendo tante, ora sembra che chi vuole ripartire è il cattivo, chi non vuole ripartire è il cattivo, mentre gli altri sono i buoni. Noi siamo abituati ad operare con razionalità e raziocinio. Bene, Non diciamo che siamo tanto di questo ipotesi. Io non lo so, ho dato un'occhiata alla classifica della Serie D, ho visto che ci sono mediamente 4-5 partite di differenza tra una squadra e l'altra. siamo oltre 100 partite da recuperare su tutta la Serie D, quindi dal girone A fino al girone I. Vabbè, io ho guardato quello calabrese, ho visto che c'è chi sta a 16, c'è chi sta a 11, 12, 13. Non lo so, sicuramente poi in Serie D ci stanno piazze più importanti, con organizzazioni diverse, con risorse diverse. E se questo è stato il risultato in Serie D, io adesso non lo so cosa potrà succedere in un'Eccellenza che è ferma alla sesta giornata dal 25 ottobre, Sì. da recuperare 27 partite. Tra l'altro ho sentito che l'intenzione è quella di far giocare tutto il campionato fino a luglio, Se c'è la possibilità, sì. Comunque con dei turni infrasettimanali, due al mese. due al mese. Non lo so, noi abbiamo una squadra in cui 70-80% sono ragazzi che vanno a scuola. Io non so se siamo in grado di poter andare di mercoledì a Isola Caporizzuto, a Bocale o dovunque esso sia. Chiaro. Bene, è chiaro il vostro punto di vista e noi ovviamente appunto stiamo facendo questo forum proprio per No, raccogliere ma tutte le istanze. vi ringrazio, anzi.
che ci date la possibilità di esprimerci. Bene. Ripeto, un po' mi dispiace perché si stanno creando gruppi su Facebook, parole, insomma se ne stanno sentendo tante. Sembra che chi non voglia ripartire, ripeto, è quello sbagliato, il cattivo. Secondo me ci vuole un po' di calma e razionalità. Si deve ripartire se si può ripartire, non a tutti i costi. Certo, insomma bisogna farlo in sicurezza, non solo per l'aspetto sanitario, ma proprio a 360 gradi con tutto quello che comporta portare avanti una scuola di calcio. La parola dilettante significa colui che esercita un'arte, una scienza, uno sport per scopo ricreativo, sì, e non per scopo professionale o di lucro. E noi siamo dilettanti per questo. Chiaro. Io devo andare a, non posso entrare negli spogliatoi della mia squadra perché rischio poi di andare a crearmi problemi a casa o sul lavoro, così come vale per tutti. Noi quei due mesi di settembre e ottobre non li abbiamo vissuti bene, soprattutto verso la fine, perché ogni giorno usciva fuori uno che aveva il raffreddore, uno che aveva la professoressa forse positiva, uno che aveva il compagno così, allora facciamo stare i ragazzi a casa. L'ultima trasferta stile abbiamo fatto giocare il portiere, possiamo dire con un solo portiere del 2003, perché tutti gli altri o erano raffreddati o avevano problemi a scuola di casi di positività. Cioè noi non possiamo vivere così, perché ripeto, secondo me siamo dilettanti, non possiamo diventare professionisti da un giorno all'altro. Chiaro, quindi concetto le nostre perplessità sono queste, sono tante, adesso ti dico queste, ma ne abbiamo tante. Concetto chiarissimo, grazie per essere stato con noi. Alla prossima, grazie. Ciao.